questa sera con questo spazio cerchiamo di rappresentare tutte le attività di Orobie Style. Per prima cosa incontriamo la presidente Silvia Ferri. Quale fase state attraversando? È la prima domanda, ma poi vorremmo anche un po' sapere come avete articolato le attività. Allora, stiamo attraversando una fase di pieno lavoro, diciamo. Come tutti sapete, Orobie Style è nata a fine 2019, quindi alla vigilia del sorgere della pandemia che ha colpito tutti noi. Non ci siamo mai fermati, sebbene ognuno di noi ha dovuto dedicare più tempo al proprio lavoro che all'associazione, perché comunque tutti noi siamo stati in difficoltà, visto che Orobie Style è un'associazione appunto formata da persone, imprenditori, ognuno con la propria attività. Però ci siamo sempre trovati il giovedì sera in presenza o a distanza per tutto questo periodo. Il lavoro è tanto, i progetti sono tanti, le idee sono tante e abbiamo deciso di dividerci in gruppi. Abbiamo formato dei sottogruppi di lavoro per poter portare avanti al meglio tutto ciò che abbiamo in testa. Allora, ve li vorrei elencare, sono così nati tanti gruppi. Il primo è il gruppo Style. Poi c'è il gruppo scuola, che poi verranno presentati uno a uno dai responsabili in pratica di questi gruppi. C'è il gruppo ricettività, un gruppo giovani e sport e un gruppo enti con insieme un progetto e-bike e malghe. Ogni gruppo sta lavorando a un progetto pilota che verrà realizzato nella Val Seriana, replicabile poi su tutto il territorio orobico. Colgo l'occasione per ringraziare tutti i miei amici, diciamo, collaboratori, perché davvero Orobie Style è un sogno, un progetto partito 3-4 anni fa. 2-3 persone di noi credevano a questa cosa e man mano ne hanno coinvolte altre. Il gruppo di lavoro ormai è formato da una quindicina di persone che con costanza e rispetto per quello che stiamo facendo tutti i giovedì sera appunto o si collegano o ci si trova, e in più un altro giorno a settimana lo dedicano al lavoro di quello che stanno facendo nello specifico del loro gruppo. Quindi grazie mille a tutti noi di Orobie Style, perché solo così, abbiamo detto, insieme si potrà andare avanti e noi stiamo cercando di dare il buon esempio insieme. Grazie mille. Sono Anna Morosini, Community Marketing Manager di Orobie Style, e oggi siamo qua all'Hotel Garden di Fino del Monte, dove 2 mesi fa è iniziato il nostro progetto Ricettività. È un progetto che abbiamo deciso di chiamare Accoglienza Aerobica ed è stato fatto dal gruppo Ricettività. Abbiamo iniziato a coinvolgere 2 mesi fa i nostri associati e questo progetto è volto all'ampliamento e al coordinamento della ricettività turistica nel territorio aerobico. Questo progetto è nato in collaborazione con Ilio Project, un'agenzia turistica di Clusone che ci ha aiutato nella realizzazione di alcuni obiettivi fondamentali per poter partire. I primi passi sono stati una site inspection presso le strutture interessate per conoscere i gestori e per capire se le strutture fossero al nostro standard di qualità che ricerchiamo. Questi incontri sono stati molto positivi, abbiamo rinsaldato i rapporti con gli associati e sono nate nuove collaborazioni. Speriamo che ne possano nascere tante altre, perché il nostro obiettivo è quello di arrivare a coinvolgere appunto tutto il territorio aerobico per ampliare la nostra offerta turistica. Durante questi incontri, svolti nel rispetto di tutte le normative Covid esistenti, abbiamo spiegato appunto il progetto e abbiamo discusso insieme agli albergatori o rifugisti in che modo questo poteva essere portato avanti nelle loro strutture. Abbiamo deciso di iniziare con l'organizzazione della ricettività di una gara di trail running Orobie Sky Raid, e chi gestirà le prenotazioni che stanno arrivando e che arriveranno è appunto il Project. Uniti per il territorio è appunto il nostro motto. L'idea è quella di unire albergatori o rifugisti, chi organizza esperienze o corsi e chi fornisce servizi come le navette, in modo da creare una rete che possa accogliere al meglio i nostri turisti.
Infatti l'obiettivo che abbiamo è appunto non solo di ampliare il nostro bacino d'offerta, ma anche di creare un dépliant dove verranno poi inserite tutte le strutture aderenti e poi l'ultima parte più importante sarà quella della creazione di un centro unico di prenotazioni che riuscirà a poi arrivare al mercato nazionale e internazionale in maniera più efficace ed efficiente. Lo sviluppo del territorio può avvenire quindi solamente grazie a un'azione coordinata gestita da un unico ente, in modo che questo riesca insieme a un'operazione integrata di servizi, riesca ad offrire ai turisti il nostro migliore servizio. Buongiorno a tutti, sono Franca Canova e gestisco il Bed and Breakfast del centro dal 2013, anno in cui lo abbiamo aperto definitivamente al pubblico. La mia struttura è una piccola struttura che possiede 4 camere e, come ho detto, è un Bed and Breakfast e quindi gestisco il prenotamento e la prima colazione. Per quanto riguarda invece il pranzo e la cena, mi sto organizzando e cerco di collaborare con le strutture presenti sul territorio, soprattutto nel centro storico, proprio perché la mia struttura, come dice il nome stesso, si assita nel centro storico di Clusone. E quindi collaboro con altre strutture ricettive che fanno parte del gruppo Robie Style, quali ad esempio l'Hotel Garden che si trova a Fino, oppure il Masci, oppure l'Antica Locanda e tutte le strutture che vogliono partecipare al nostro progetto. Il nostro progetto cerca di crescere, di fare rete con altre strutture e quindi cercare di mantenere le persone sul territorio, perché se cerchiamo di tenere le persone sul territorio lo scoprono e quindi possono a loro volta presentare il territorio ad altre persone e possono comunque, e il giro continua e quindi più persone riescono ad arrivare sul nostro posto. Il nostro progetto cerca di crescere e grazie all'agenzia Ilio Project propone anche dei pacchetti esperienziali e quindi insieme al pernottamento proponiamo magari la gita escursionistica in un rifugio oppure l'avventura al parco avventura oppure la gita al lago, proprio perché cerchiamo di coprire tutto il territorio orobico. Per quanto riguarda la mia struttura posso dire che stava funzionando, poi logicamente la pandemia ci ha un po' bloccati, l'anno scorso è stato un anno un po' duro, quest'anno però siamo molto fiduciosi anche perché crediamo che le piccole strutture, i piccoli posti non ancora scoperti possano essere la base per ripartire anche per tutti quei turisti che vogliono qualcosa di un po' più contenuto, un po' più piccolo da scoprire e quindi noi appunto ci andiamo a valorizzare. È il gruppo strategico degli enti, che è questo gruppo di lavoro spontaneo fortemente voluto dalla comunità montana della Val Seriana e dal suo presidente, vede Orobie Style partecipare alle sessioni di lavoro. Il gruppo strategico degli enti intende nei prossimi anni promuovere strategie condivise che possano intervenire e insistere sugli aspetti infrastrutturali delle valli e sui progetti, sulle progettualità che possano promuovere un turismo, un'attività, la cultura e l'incremento della immagine delle nostre valli bergamasche nel competitivo settore dell'arco alpino. È un'iniziativa a cui Orobie Style e io con grande entusiasmo abbiamo aderito, perché penso fortemente che solamente attraverso la condivisione delle idee, dei pensieri, dei sogni e poi delle progettualità si possa sognare un comprensorio orobico più forte, più determinante e più significativo nel settore dell'arco alpino. Siamo partiti in sordina, ma molte sono le idee che ne sono uscite in questi mesi. Si è creato un gruppo coeso molto forte dove gli enti e le associazioni portano un contributo importante. Ci sono già importanti progettualità ed è stato
anche prodotto un documento nel quale sono inserite le infrastrutture prioritarie ritenute indispensabili per la crescita del territorio e i progetti di rilancio del comparto turistico, culturale, agrosilvo-pastorale e commerciale. Quindi è una strategia che punta nei prossimi anni a diventare una chiave, una mappa, una roadmap dello sviluppo del territorio e nel quale gli enti sicuramente avranno un ruolo fondamentale. Il passaggio che stiamo attualmente sviluppando riguarda la ricerca delle risorse, per cui si è stato fatto una serie di incontri con le istituzioni nazionali, regionali e provinciali per far sì che queste progettualità si trasformino nel più breve tempo possibile in azioni concrete che possano liberare questa valle dai tappi allo sviluppo e dopo questo difficile periodo post-Covid si possa ripartire con nuova energia e nuovi progetti ambiziosi. Orobie Style nei suoi obiettivi si è posta quello di individuare progetti strategici di rilancio del comprensorio, principalmente in chiave turistico-ricettiva. Per questo motivo siamo partiti da un dato di fatto che è la novità degli ultimi anni, che è la scoperta del Daily Bike, che è uno strumento, è un mezzo di trasporto che è per noi la rivoluzione, cioè per chi abita in montagna la rivoluzione. Consente di superare distanze e pendenze e che quindi allargano e hanno allargato improvvisamente il pubblico di appassionati che oggi possono cimentarsi lungo i nostri pendii per escursioni o per trasferte. Da qui ne è nato un progetto di sistema che è stato ribattezzato Vie Bike delle Orobie, che ha individuato una serie di percorsi intervallivi di connessione ad utilizzo ovviamente degli amanti del trekking, ma soprattutto dell'e-bike, ma anche in chiave di ipovia. Quindi una sorta di collegamenti intervallivi che improvvisamente e in maniera rivoluzionaria, potremmo dire, ripensa i percorsi e le strade aggressive pastorali e le trasforma in percorsi turistici di collegamento fra le valli, a beneficio ovviamente di un pubblico locale, ma con l'ambizione di diventare una sorta di corridoio di connessione fra l'arco alpino e la pianura padana e viceversa. Le vie bike sono percorsi che recuperano vecchi sentieri, vecchie strade agrosilvopastorali che affondano le radici nella notte dei tempi, ricordano gli anziani che molte di queste valli erano collegate una volta con questi sentieri e che poi sono stati abbandonati nel tempo proprio perché l'urbanizzazione e lo sviluppo delle attività industriali hanno portato le persone ai fondovalle. Oggi la strategia di sviluppo dell'arco alpino richiede un turismo leggero, un turismo slow e quindi l'idea di recuperare questi percorsi, valorizzarli, infrastrutturarli anche con colonie di ricarica, rappresenta un'occasione imperdibile per i nostri territori per ritrovare una connessione perduta nel tempo. Le amministrazioni e gli enti comprensoriali hanno subito colto questa opportunità e con loro è stato siglato un accordo di programma che in questo momento coinvolge le comunità montane della Val Seriana, il Parco delle Orobie, il GAL, ovviamente Orobie Style, e i comuni che aderiscono a questa iniziativa. Ma altre valli, altre comunità montane stanno procedendo all'adesione proprio perché questo non è un semplice progetto di valle, ma è un progetto orobico comprensoriale. A titolo informativo, i sogni che stiamo perseguendo è quello di un collegamento fra la Val di Scalve e la Val Bondione, il collegamento suggestivo fra Rovetta e la Valzule attraverso una galleria che è stata realizzata nello scorso secolo per portare acqua alla Val Seriana, ma che potrebbe essere reinterpretato in chiave turistica. Un collegamento che da Clusone si collega appunto alla Val Gandino, il sogno di collegare Ardesio con Roccobello in Val Brembana. Anche qui un antico percorso storico che sarebbe recuperato e verrà recuperato in chiave turistica. Da non dimenticare questo affascinante e suggestivo altro progetto di collegamento mariano fra Tirano e Ardesio. Quindi il recupero di percorsi
che vengono reinterpretati e utilizzati in chiave turistica, trekking, e-bike e ipovia. All'interno di questo progetto si inserisce il progetto Malga Amica, ovvero le malghe e gli alpeggi oggi spesso abbandonati o semplici ricovero per animali, vengono riletti dalla nostra associazione come strutture ricettive e didattiche che affiancano l'attività del contadino o dell'allevatore. La malga improvvisamente diventa una struttura di media quota che si interpone fra gli agriturismi e i bed and breakfast di fondovalle e i rifugi in alta valle, diventando quindi un punto intermedio, un punto di sosta nel quale fermarsi, vivere esperienze, degustare prodotti, ricaricare le proprie e-bike e ripartire per il passaggio successivo. Qui sta il segreto del progetto: ripensare un territorio in chiave moderna, in chiave leggera, slow e ambientale, ma prendere spunto dalle moderne tecnologie e dalle visioni di questo tempo per rilanciare il territorio aerobico dentro una proposta di promo commercializzazione che vede nelle e-bike un driver dello sviluppo. Sono Paolo Barzasi e faccio parte di Orobio Style e mi occupo del gruppo Testimonial Sport. Con il gruppo Testimonial Sport stiamo creando un tramite tra i giovani sportivi che sono le eccellenze del nostro territorio e il turismo e le varie attività sul territorio. Per cui ci siamo posti come obiettivo di creare diversi contenuti per supportare i nostri giovani sportivi e far conoscere le attività che stanno svolgendo e con questo riuscire a e creare un legame più forte nel territorio con i giovani. Proprio per questo abbiamo cominciato a produrre dei video. Il primo per esempio è stato sul Farno, dove appunto abbiamo svolto sci di fondo con Martina Bellini, la campionessa di Clusone, e ne abbiamo in programma tanti altri per far vedere le attività che si possono svolgere, per esempio l'arrampicata sul lago di Iseo, oppure ci sposteremo con le biciclette sulle nostre montagne o anche con i corridori. Abbiamo anche avviato un gruppo scuola con il quale sono partiti diversi progetti. Il primo di questi è stato il progetto con l'Istituto Superiore Andrea Fantoni di Clusone, col quale abbiamo siglato un accordo biennale che si traduce in diversi project work volti alla realizzazione di progetti concreti che faranno familiarizzare i partecipanti con le sfide, con le sfide operative e organizzative che si possono trovare in un contesto lavorativo oppure operativo. Grazie all'impegno degli studenti è stato anche possibile far partire un corso di inglese base per i commercianti di Clusone che ha avuto per ora dei riscontri molto positivi. L'idea di far nascere questa collaborazione con una scuola superiore è stata quella di poter collaborare imprenditori orobici e studenti per sviluppare insieme il territorio orobico. Quindi da una parte ci sono gli studenti che mettono il loro impegno e il loro tempo nella realizzazione di diversi progetti che poi ci potrebbero anche essere utili, anzi sicuramente ci saranno utili per la promozione territoriale, e dall'altra ci sono gli imprenditori orobici che lasciano le porte aperte agli studenti per svariate opportunità di alternanza scuola-lavoro che faranno mostrare il valore delle imprese italiane, incentivando gli studenti a fare poi carriera in Italia. Quindi gli studenti che hanno sempre bisogno di nuovi stimoli arriveranno con una visione più ampia di quello che il loro territorio può offrire, capendo appunto quello che li circonda, le varie potenzialità, si innamoreranno del loro territorio di appartenenza e riusciranno poi anche a promuoverlo in maniera sostenibile e preparando il terreno per un loro futuro impiego.
Quindi la nostra community di Oro Hobby & Style si propone come un ponte che poi sarà di interscambio culturale tra le diverse generazioni, come possono essere appunto gli imprenditori orobici e gli studenti. In vista dell'estate abbiamo poi svolto una settimana promozionale in metà maggio, dove abbiamo collaborato con diverse associazioni che organizzano dei camp estivi oppure delle vacanze esperienziali in Val Seriana e in Val di Scalve. Queste associazioni sono state English Val Seriana per dei camp in inglese con i madrelingua, Campus Scalf, che organizza delle vacanze educative esperienziali, e Climberg, che organizza corsi e camp di arrampicata per bambini e ragazzi. Abbiamo iniziato a collaborare da poco con queste realtà, però ci auguriamo che in futuro le collaborazioni e i progetti potranno essere molti. Buongiorno, sono Silverio del gruppo Oro Hobby & Style, uno dei fondatori di questa associazione che da ormai 2 anni sta lavorando appunto sul territorio per uno sviluppo turistico che prevede un lavoro più in grande scala rispetto a quello che dal nostro punto di vista, e questa è una delle caratteristiche che ci contraddistingue, è quello di lavorare più in un'ottica di brand a livello un po' più ampio rispetto ai paesi, alle varie associazioni con cui stiamo collaborando e con cui vogliamo collaborare da qui in avanti. Ecco, è un grande sogno, ci rendiamo conto che l'aver coinvolto e voler coinvolgere 100 comuni, come è un po' il nostro progetto, effettivamente è una mission. Però questo non ci deve scoraggiare, anzi, questi primi 2 anni, l'associazione ha 1 anno e poco più, abbiamo lavorato nella direzione di sentire un attimino quello che era un po' il sentore delle persone, che hanno delle persone qua sul territorio. E parlare di turismo in chiave così ampia è veramente un progetto, un sogno. Però noi ce la stiamo mettendo tutta. Abbiamo iniziato appunto con alcuni incontri sul territorio, dove abbiamo recepito quella che era un po' l'esigenza rispetto al nostro progetto. L'esigenza di far diventare il nostro territorio un territorio turistico, naturalmente aveva bisogno di tante cose. Una di queste era l'eccellenza perché abbiamo visto che in effetti il nostro territorio, che sicuramente non è secondo a nessuno in chiave di bellezze naturali, ma ha bisogno praticamente di essere fatto crescere, di entrare in un'ottica più turistica, perché oggi, lo sappiamo bene, i nostri paesi hanno vissuto con altri concetti legati al vivere quotidiano, cioè le attività industriali, di costruzione e così via, l'hanno fatto da padrona. Oggi ci rendiamo conto che sta venendo un pochino meno questo tipo di attività, l'industria è scesa verso valle, scesa dalle valli verso la città, per cui è chiaro che a noi è rimasto il turismo come effettivo coinvolgimento anche dei ragazzi e dei giovani che in effetti hanno dovuto emigrare anche all'estero, perché in effetti vediamo come le nuove generazioni stiano guardando più all'estero, e il nostro progetto anche in questa chiave vuole essere appunto un'attrazione
sia per i turisti che verranno dall'estero che per i nostri giovani, per tenere i nostri giovani sul territorio a lavorare. Una delle nostre caratteristiche, ed è questa una delle cose su cui stiamo lavorando, è il sogno, il grande sogno di unire, di fare, di iniziare un percorso in cui non si ragiona più ogni singola attività, ma si ragiona in chiave più d'insieme. Cioè, se io faccio qualcosa per la mia attività, tutti possono avere beneficio, e quando parlo di tutti, sia chi abita i nostri comuni che le persone che arriveranno oggi in prossimità, perché sappiamo come oggi si debba ragionare in chiave di turismo di prossimità, ma un giorno, ed è questo il nostro grande sogno, è quello di riuscire a portare dall'estero persone che verranno nei nostri territori e godranno delle bellezze dei nostri territori, ma godranno anche di una ricettività. Quando diciamo che ospitare è un'arte, non lo diciamo così tanto per dirlo, ma effettivamente il concetto dell'eccellenza oggi purtroppo non è una delle nostre caratteristiche. Io però dovrei parlare di due progetti che si innestano, 2/3 progetti che si innestano molto bene in questo grande sogno, che sono le vie bike. Le vie bike sono dei progetti che stanno nascendo appunto all'interno del gruppo e-bike di Orobie Style, e sono dei tragitti, dei tracciati che stiamo praticamente, su cui stiamo lavorando, intervallivi. Ecco, intervallivi perché? Perché il nostro progetto e il concetto di Orobie Style, montagna e laghi, ecco, sottolineo il concetto della montagna e dei laghi, perché il lago d'Iseo e il lago d'Endine sono queste due perle che stiamo valorizzando insieme alle nostre bellissime Orobie, alle nostre bellissime montagne. Il concetto delle vie bike vuole essere prima di tutto dei tracciati che andranno a unire le nostre valli, dalla Val Imagna alla Val Brembana, dalla Val Brembana alla Val Seriana, dalla Val Tellina alla Val Seriana, dal lago appunto all'altopiano. Allora, oggi stiamo lavorando su 6-7 tracciati. Vediamo se me li ricordo tutti, ma il discorso parte dalla Val Brembana, da Roncobello a Val Canale, cioè Roncobello Ardesio. Sono adesso non ricordo bene i chilometri, ma comunque un tracciato che oggi è solo per una parte agro-silvopastorale, ma il grande progetto vuole essere praticamente quello di fare un collegamento che anche per chi non è proprio esperto, un grande esperto di e-bike, riesce comunque a percorrere questo tipo di tracciato. Bellissimo è anche quello che sta nascendo, una parte è già fatta, da Ceratello, dal lago d'Iseo appunto alla Presolana, una grande parte esiste. Tra l'altro questo tracciato è un vecchio tracciato di Ippovia, era una grande Ippovia, un grande tracciato di Flavio Tasca, che è stato creato molti anni fa, alla fine degli anni 70, e utilizzando proprio questo tipo di tracciato si può partire dal lago e si può arrivare tranquillamente sulle alte Orobie dell'alta Val Seriana, percorrendo scenari davvero, davvero favolosi. Un altro bellissimo tracciato su cui stiamo lavorando è quello tra la Valtellina, la Malga Caronella, vicino a Teglio, in Valtellina, che sale al Passo Caronella, località Valmondione, scende verso il lago naturale, scende al lago Barbellino per poi appunto arrivare a Valmondione, e da lì poi avere percorsi praticamente naturalmente alternativi. Un altro tracciato su cui appunto si vorrebbe lavorare è il tracciato tra il Pianone, diciamo tra San Lucio e rifugio parafulmine appunto in Val Gandino,
che poi collega la Malgalonga e scende appunto a Sovere, molto bello, anche quello per una parte già tracciato, già molto percorribile anche da, non voglio dire da principianti, ma quasi, e anche quello veramente andrà a collegare appunto il Pianone, la Val, la Capanna Ilaria, tutta l'area scenografica dell'altopiano e sud del Pianone, del rifugio Parafulmine, che è veramente meraviglioso. Ecco, poi ci sono anche altri tre tragitti, ma non vorrei dilungarmi troppo appunto su questo tipo di progetto. Orobie Style è un'associazione in continua evoluzione. Nel nostro prossimo futuro abbiamo in programma un concorso organizzato con il Comune di Clusone e la sua Proloco. È un concorso che è volto all'abbellimento della città in vista dell'arrivo dei turisti di quest'estate. Abbiamo nei prossimi mesi in programma anche l'organizzazione di alcuni eventi e alcune gare sportive e poi verso l'autunno inizieremo con gli incontri sul territorio, con le amministrazioni locali e tutti i cittadini interessati a collaborare. Questo tipo di incontri porteranno all'ampliamento della nostra community, che poi ci servirà per creare una rete tra tutti gli associati e le amministrazioni, in modo da riuscire a portare avanti i progetti e realizzarli concretamente. Nel 2023 Bergamo e Brescia saranno capitali della cultura e ci stiamo preparando anche per questo momento, per poter accogliere al meglio i turisti che arriveranno. E poi nel 2026 ci saranno le Olimpiadi e Paralimpiadi Milano-Cortina, che verosimilmente coinvolgeranno anche il nostro territorio, in quanto abbiamo le strutture idonee per poter accogliere gli sportivi e per poter svolgere tutti gli allenamenti e eventuali competizioni internazionali. Per quel momento vorremmo arrivare con un vero e proprio film che racchiuda la nostra cultura e le varie eccellenze dei 100 comuni che fanno parte del territorio robico. Qual è il nostro obiettivo? Sviluppare il territorio in maniera sostenibile e partecipata, in modo che gli abitanti si possano sentire fieri del loro territorio d'appartenenza e che i turisti vengano accolti al meglio in questa miniera di bellezza.